Ecco, noi ci troviamo ad Augusta, in provincia di Siracusa, sul lungomare Rossini, un lungomare che è stato previsto come via di fuga, cioè in caso di calamità, di catastrofe. La Protezione Civile qui ha speso oltre 2 milioni e mezzo di euro per realizzare questa arteria di fuga che parte da molto lontano rispetto al punto in cui noi ci troviamo. Noi siamo di fronte a una serie di case, abbiamo alle spalle in questo momento, di fronte abbiamo il mare per essere precisi, ma come logistica abbiamo qui le case costruite negli anni 60, primi anni 60, case in cooperativa convenzionata che consentirono a molti impiegati dell'Enel soprattutto di realizzare una casa da riscattare con il tempo. Queste sono tutte saline, ecco, vedete in questo momento inquadrata la telecamera, questa visuale, qui una volta c'erano solo saline, difatti di dietro la strada retrostante a questo complesso di case si chiama appunto Via delle Saline ancora oggi. E io ero bambino, mi ricordo quando venivo qui con la bicicletta e vedevo lungo tutta questa strada soltanto montagne di sale che poi a mano con il tempo sono del tutto sparite. Ancora abbiamo fotografie storiche che testimoniano i lavoratori, i salinari che c'erano proprio qui. Ebbene, in questo momento la situazione è quella che state vedendo. Questa strada è stata invasa, ecco, vedete qui su questo marciapiede dove di solito i cittadini fanno jogging, vedete qui il mare cosa ha portato, le mareggiate, il maltempo che ha investito tutta l'Italia, Roma, partendo dalla Liguria, ecco, è arrivato fino qua ed è questo il risultato. Un risultato però dobbiamo dire prevedibile, perché più volte quando c'erano i lavori in corso per questa via di fuga, ripeto, qui si vedeva il lavoro che non era fatto a regola d'arte, cioè questa non è una barriera frangiflutti idonea, lo abbiamo detto tante e tante volte, eppure non è successo niente. Il risultato lo si vede in questo momento. Se non ci fosse stato non soltanto l'impegno della Protezione Civile ma anche dei cittadini che abitano in quel quartiere, vedete in questo momento inquadrato un angolo di questo quartiere che sistematicamente viene invaso dall'acqua, dalle mareggiate, e l'acqua ristagna lì. I cittadini, gli abitanti di quel quartiere hanno speso circa 5.000 euro a famiglia per interrare pompe che consentissero di mandare via l'acqua. Ma la notte scorsa, cioè oggi è il 2 febbraio, la notte scorsa la corrente elettrica è saltata e le pompe quindi non sono entrate in funzione, e allora il risultato è quello di aver avuto un'altra volta una calle veneziana, l'acqua alta, con tutto quello che ne deriva, l'impossibilità di camminare, le automobili, l'impantanamento. E questo riguarda un'area privata, però se noi andiamo più avanti ci rendiamo conto che si tratta anche di un'arteria pubblica, quella che adesso noi stiamo vedendo. Qui state constatando attraverso la visione, qui siamo in soggettiva della telecamera, noi ancora una volta stiamo vedendo qui, ovviamente non si è potuto ripulire perché la Protezione Civile ha fatto solo lo stretto indispensabile. Per motivi che non sto qui a dire non abbiamo potuto riprendere l'allagamento vero e proprio, ma ecco l'incrocio è quello lì, di questo lungomare Rossini con Via delle Saline. Ebbene, lì c'è l'acqua alta e le automobili devono fare un giro, devono andare da un'altra parte o rischiano di impantanarsi, rischiano di avere l'acqua dentro l'automobile, dentro il motore. Adesso sta scorrendo, per fortuna la giornata è andata migliorando, non c'è stata la pioggia insistente come la notte scorsa, ecco, però vediamo ancora qualche residuo di una pozzanghera, ecco, di quell'allagamento di cui si parlava. Questa è una strada, ripeto, pubblica, e è anche importante ricordare che questo è un ganglio vitale delle
della strada cittadina, perché più avanti c'è l'ospedale Muscatello, per quanto sia in questo momento un ospedale in crisi, è un argomento questo abbiamo tante volte affrontato, dobbiamo ritornare, però ancora è un ospedale che ha una sua funzione, chi ha bisogno deve passare necessariamente da qui, a meno che non faccia un giro lunghissimo, anche lì con, sono strade che non vanno bene. Ecco qua, questo è il risultato. In questo momento sono le 15 del pomeriggio, le 3 del pomeriggio, appunto domenica 2 febbraio. Ecco, questo è il risultato. Ora, che succede? Vorrei far notare che qui prima c'era un canalone che consentiva di smaltire l'acqua. Questo canalone adesso, ecco, vedete qua, è interrato completamente, ma non ha più la sua funzione, perché quando hanno svolto i lavori per realizzare questo lungomare, chiamiamolo sempre così, questa via di fuga, il canalone è stato tagliato. Adesso stiamo percorrendo questo tratto di via delle Saline che costeggia tutta quella zona di cui abbiamo parlato prima, cioè del lungomare dello Sindaco. Sono queste case che furono costruite con regolare licenza edilizia. Io vorrei ricordare anche questo, non sono case abusive, non sono case che sono state sanate successivamente. Chi ha abitato qui, ecco, in questa, diciamolo per diciamo dovere di cronaca, in questa palazzina qui ha abitato l'ex sindaco Carrubba, perché ha abitato proprio qui. Non, questa è la situazione. Ecco, qui possiamo vedere un residuo di quello che ha lasciato l'acqua, l'acqua alta, perché qui potreste dire voi, ma questa è un'area privata, d'accordo, è un'area privata, ma il danno lo fa tutta l'acqua che si abbandona qui e che non può scorrere, perché appunto mancano i canaloni, mancano le fognature, mancano i tombini. Questa è una strada senza tombini, questo è stato realizzato dai privati, attenzione, ed è la situazione quella che state vedendo in questo momento. Cioè ancora c'è l'acqua, non è alta come prima, come stamattina, come stanotte, però è ancora sufficientemente alta per impedire un regolare camminamento. Ora noi appunto stiamo andando avanti. Questa strada, dicevo prima, fu rialzata rispetto al manto stradale di prima e rispetto a questa zona delle Saline che appunto hanno consentito questa edificazione, questa urbanizzazione con queste case. Ecco qua, ancora vediamo un risultato degno di nota. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.